Professor Modestino Acone, presente questa mattina al convegno La Corte di Cassazione nel tempo presente, ha affrontato nel suo intervento il rapporto tra legge e giudizio e mostrato come si sia in presenza di un passaggio da uno stato delle leggi a uno stato dei giudici. Di recente, due maestri del diritto civile hanno approfondito il problema antico ed attualissimo del rapporto tra legge e giudizio. Niccolò Lipari, nel suo Il diritto civile tra legge e giustizia, ha concluso che è ormai finita l'epoca di un diritto consegnato ad un sistema di enunciati consolidati, la legge, reso flessibile unicamente dagli spazi limitati dell'interpretazione evolutiva. La complessità sociale non consente più di essere ricondotta a schemi definiti e a criteri di valore che non possono essere più fatti discendere da formule, ma vanno volta a volta desunti da situazioni, da indici personali o ambientali. Ed ha concluso: il paradigma del valore si sposta dalla legge al giudizio, assegnando al giudice e al giurista ovviamente una funzione nuova. Ancora da ultimo, intervenendo nel dibattito sulla sentenza delle sezioni unite sul cosiddetto parto anonimo, fattispecie non ancora disciplinata dalla legge e comportante quindi che debba essere il giudice a disciplinarne e a regolamentarne la possibilità e soprattutto i limiti dell'interpello della madre anonima ai fini della revoca della dichiarazione di non voler essere nominata e della contrapposta richiesta del figlio di conoscere le proprie origini, ha ribadito la sua opinione affermando, sulle orme di Paolo Grossi, che la stagione del postmoderno registra ormai l'eclissi del dogma dell'autorità della legge e impone il ruolo tutto nuovo riconosciuto al momento giurisdizionale. Siamo in presenza di un processo inarrestabile in cui la teoria delle fonti del diritto trova ad un tempo la sua morte e la sua resurrezione. Non per nulla Lipari sì, l'ha scoperto oggi. E perciò, che ti voglio dire? L'ha scritto adesso. Non per nulla Lipari ha intitolato il suo intervento giudice legislatore. Sto proprio rispondendo, vedi? Come molti anni or sono aveva fatto Mauro Cappelletta. Per Lipari, in conclusione, l'esperienza giuridica trova la sua unità e la sua ricchezza nel quadro di una comunità interpretativa nella quale giurisprudenza e dottrina sono il perno. Citando Capograssi, conclude che la scienza giuridica è l'unica vera fonte del diritto. Natalino Irti, dialogando sul problema della calcolabilità giuridica, ha opposto che altro è utilizzare i precedenti come indici di un orientamento, altro è vincolare ai precedenti la decisione della causa. Il primo è un espediente di economia processuale, sono sempre parole di Irti, il secondo è una regola imperativa di decisione. Il regime dello stare decisis, per intenderci, va scelto però dal legislatore costituzionale. Non può tollerarsi che si insinui per vie oblique la scelta tra il decidere secondo legge e decidere secondo precedenti. Non è questione di dottrina, ma è questione di potere. Occorre perciò stabilire se siamo ancora in uno stato delle leggi o si procede verso uno stato dei giudici. La transizione dallo stato legislativo allo stato giurisdizionale determina uno spostamento di potere, una distribuzione di forze diversa da quella dettata nella nostra Costituzione, in cui il diritto invece si identifica e si esaurisce nella legge. Riconoscere o accettare il potere normativo dei giudici significa compiere una rivoluzione clandestina o segreta, sovvertire i principi della democrazia. Ma ti rendi conto, professor Natalino? Ma ancora non ho queste cose magistrate. E questo signore, che la Costituzione è tutta piena di valori, e non che mi vuole solo far finire. Non mi vuole far finire. No, non voglio far finire, però. Mi fa piacere perché vuol dire che la cosa mostra di essere interessante, perciò però mi devi far finire. Va bene.
Perché vedi, mo è bello, perché vuole sapere lui perché si verifica tutto questo. Perché il capitalismo subisce in silenzio la perdita della calcolabilità giuridica? Sociologico il fatto, non è giuridico probabilmente. E osserva che mentre cresce la razionalità organizzativa all'interno delle imprese e lo sviluppo tecnico domina i processi di produzione, si riduce o addirittura si vanifica la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.